dipendenti del settore giovanile e probabilmente prenderò male un po' del settore giovanile. Quindi Sandro farà più presidente e poi se avrò problemi con il discorso dei rimborsi. Tipo? Tipo Davide in secondo perché loro vogliono rivedere tutti quanti i costi, tutti i contratti, dal primo all'ultimo. Dopo chiaramente quelli più onerosi sono quelli più complessi. Quindi il discorso delle garanzie, il discorso della casa è tutto un problema. Quindi. Quindi quello che c'ho me lo pigli, non lo tengo indietro, problemi loro. Lo stipendio me lo devo dare. Loro dovrebbero far fuori il museo. Addirittura mi ha chiamato ieri sera il dirigente e mi ha detto entro dopodomani deve essere libera la casa. Quello che a me mi devono dare, da qui alla fine. Uno per il danno che mi faranno, uno. Vabbè, qualche gol l'hai fatto, una squadra la troveremo. Adesso che danno hanno fatto il museo. No, me niente. Io sono da qua, io via. Ma voi capite che casino fate? Cioè voi fate un casino non indifferente. Ma io da qua fino a dicembre mi muovo. Cioè io pure quello penso. È un problema loro. La casa è un problema loro, io dalla casa mi muovo. Io casino non ne ho io. Allora, stiamo assieme. No, andiamo su, Se vogliono andare allo sfondo con il sottoscritto hanno sbagliato, perché i soldi me li vado a pigliare, ok? Io sto qua, stavo bene. Uno. E ora fanno questi discorsi con l'annunzio. Uno Non faccio. fanno questi discorsi No, adesso, io prima da schiare, fino a dicevo, No, come vuoi io fare? fino a quello che vogliono fare loro. Cioè io voglio che la liberano la casa. Io veramente oggi non lo faccio, mi do per malato. Non lo farò, non è un problema, anzi, quello per la squadra e tutto. Però ditemi che vogliono fare. Cioè, a me mi servono i soldi, da qui a dicembre io voglio i soldi. Io la casa non la lascio, uno, perché io da qua fino a dicembre, Luca per me è un Te danno. fanno uno sfratto, Chi? Te fanno uno sfratto, Vediamo. Vediamo, mi piglio pure la denuncia di questo caso. Ma che devo fare? Ma io metto a pensare quattro. Sto lasciando di dire quello che ho fatto. Cioè, voi dopo il derby, Cioè, però tu parlando. non ci vuoi dire, c'hai questo atteggiamento Ma che che atteggiamento c'è? c'hai questo atteggiamento Ma che voi stai vai e dici vado a Napoli in caso è questa cosa, no? Anche un po' Io lento. ho che cammini andare a mangiare i problemi, Ho voi state capito, mandando che via? dobbiamo fare? Niente. Mi interessa, vedete voi che volete È fare. inutile fare minacciare o Io fare mia, Luca, non, cose fare, non dire cazzate, chi ha minacciato non minaccia mai nessuno, non ha mai minacciato mai nessuno. Io ti ho detto semplicemente le cose come stanno. Voi volete che vado via perché sono troppo costoso, troppo. Uno, c'è cioè una figura di merda che mi avete chiamato e non avete potuto andare. Cioè, avanti gli impegni perché vi siete messi comunque con le spalle a muro. Due, sto oggi qua, fammi capire, mi hai fatto giocare domenica, ma per fare tipo, non fa casino prima del derby. Cioè, ma io No, mi sta faccio. cosa è Ma venuta io mi faccio. fuori ieri sera, sta cosa è venuta fuori ieri sera. Vabbè. Ok, vabbè. Però il discorso è questo. Cioè, Non mi hanno messo. loro dicono che i soldi non ci stanno Sono più. finito. Adesso, stasera, non so, neanche se sono andati a prendere le chiavi, che può darsi che torni anche a casa, che non so, ci sarà qualcuno, perché questo appartamento Ma sembra me ne frega, me ne posso andare dopo lo ha l'allenamento. anche Fammi dare i affittato soldi, questo. dopo l'allenamento, non è male, ci sono problemi. Quello che mi spetta. Bene. Quello che mi spetta mi date, e me ne Nuzio Magliella, benvenuto a Caffè Sport! Ma soprattutto grande prova Luca, hai visto che attore, insomma, giocatore.